Avrò avuto modo la consigliera Cucchiarini di leggere qualche atto che sono quelli che abbiamo anche trasmesso all'Agenzia del Demanio dopo gli incontri che abbiamo fatto durante l'estate, ma soprattutto la delibera con la quale ultimamente abbiamo dato mandato di prevedere i lavori di rifacimento del piazzale, di sistemazione, di manutenzione del piazzale, dopo ovviamente aver avuto la possibilità della consegna anticipata da parte del Demanio, perché questa è la richiesta che abbiamo fatto e quindi stiamo attendendo l'ufficialità da parte del Demanio di questo. Successivamente andremo in Consiglio Comunale per l'acquisizione della caserma Polini. Piuttosto ci sarebbe da domandarsi e da chiedere anche all'ex assessore Cucchiarini del percorso che avevano scelto per proporre il progetto di fattibilità economica finanziaria della caserma Polini, perché se l'è intestato interamente l'ex assessore Cucchiarini con il sindaco Seri, senza un minimo di confronto né presumo con la giunta né sicuramente con il consiglio comunale né tantomeno con la città. Quindi c'è una somma di fatto impegnata di 8 milioni di euro che prevedono degli iter che non sono stati per nulla condivisi, cosa che invece faremo noi, ovvero con un processo di condivisione con la città e anche con il Consiglio Comunale, ma posso dire alla consigliera di stare assolutamente tranquilla perché da parte nostra non c'è alcuna volontà laddove gli iter sono corretti a portare avanti le questioni. Invece, visto che fa riferimento a delle variazioni di bilancio fantasiose, dimostreremo con atti in Consiglio Comunale che abbiamo diciamo in questi mesi dovuto far fronte ai tanti debiti e soprattutto alle tante macerie delle opere pubbliche che la precedente amministrazione ha lasciato e quindi abbiamo dovuto rimpinguare i capitoli, i progetti, i finanziamenti e le opere, gli appalti per andare a intervenire laddove l'incapacità della precedente amministrazione ha lasciato quello che oggi si vedono nei cantieri nella città e sui quali abbiamo dovuto destinare tantissime risorse.